esiste un museo civico, un museo di un ente locale senza il territorio, cioè le opere che custodisce un museo vengono quasi sempre dal territorio limitrofo, dal territorio che il museo, nel quale il museo vive, e la cosa essenziale è proprio la mission principale, io credo, di un museo, di un ente territoriale, di un ente locale, è proprio quella di riconnettere al tessuto connettivo, appunto, del territorio le opere che custodisce. Nel far questo è fondamentale il ruolo attivo del visitatore. Uno degli aspetti più importanti di questo lavoro non è soltanto custodire, che è forse sicuramente la cosa principale, ma anche quella di raccontare, narrare i tesori che un museo custodisce e stimolare all'interno della comunità, della cittadinanza, quel senso di appartenenza che appunto i musei civici rappresentano in maniera molto forte. Questo livello di fedeltà, questo livello di entusiasmo, ci sono persone che si sono commosse tornando a teatro e anche i numeri ci hanno dimostrato come ci fosse veramente bisogno di tornare a fare spettacolo, ma anche di tornare a ritrovarsi proprio tutti insieme a teatro. Sicuramente i numeri durante la pandemia sono stati complicati, quindi non possiamo dire che siano stati uguali a quelli di 2 anni fa, però ecco, anche il fatto che poi siano tornati giovani, pur con tutte le complicazioni delle scuole, eccetera, vedere alcuni spettacoli sold out pieni di giovani, credetemi, ci sono degli attori che si sono messi a piangere, perché è bellissimo, un teatro pieno, un teatro senza pubblico muore, quindi questa cosa ci ha veramente fatto così, rassicurato anche sul fatto che abbiamo costruito bene, ma vogliamo cementare proprio la relazione col nostro pubblico. Diciamo che la biblioteca ha una grande reputazione, che si è anche consolidata negli ultimi anni grazie ad alcune iniziative come il compleanno, raccontarci quello che è stato per noi la biblioteca quando eravamo ragazzi, e scoprire che abbiamo tante storie in comune, tanti vissuti comuni. E poi è anche proprio lo scopo del patto per la lettura, quello di fare sinergie, di fare rete con quante più soggetti diversi possibili, e per anche moltiplicare le occasioni di incontro, variegare i tipi di pubblici, raggiungere anche pubblici che magari normalmente non vengono in biblioteca. Il Museo Fellini è stato inaugurato solo pochi mesi fa, ha cominciato a muovere adesso i primi passi, siamo un po' nell'infanzia del museo, con una vocazione però in un'identità ben precisa, che è quella non tanto di celebrare l'opera di Federico Fellini, ma quella di partire dall'eredità del maestro, dall'eredità del cinema, dell'opera di Fellini, e da lì cercare di costruire dei rapporti, dei dialoghi con il mondo della cultura in senso generale.